presidente del gruppo di lavoro ONU Unione Africana sulle missioni di peacekeeping in Africa. E qui con noi il presidente Romano Prodi. Presidente Prodi, bentornato. Grazie. È tanto che non ci si vede. Sì, un bel po' di tempo, ma sono qua. Sì, sì, infatti, adesso ne approfittiamo anche perché sono accadute cose anche recentemente, insomma, quindi è un piacere averla qui, così capiamo. No, a me fa molto piacere. Senta, si è annoiato quest'anno, no? No, quest'anno, guardi, è stato... No, si è definito pensionato, cosa fa? Cioè, ha ridipinto la cucina, cosa ha fatto tutto l'anno? Beh, ho fatto un po' il nonno, sì. Poco, però un po' sì. Poi ho fatto... Sono stato 21 giorni a New York per questa volta, poi a Addis Abeba, poi ho fatto una settimana in Cina, una in Iran, una in Messico, una in Albania, sì. Una in Slovacchia e una in Egitto. Ecco, quindi è stato dappertutto, insomma, quindi... È stato, poi è bello perché mentre quando si fanno le visite di Stato tutto è temporizzato, non certo. Riesce ad avere... Qui invece ho avuto proprio quelle belle conversazioni in cui intense, sì. Ci si sfoga, cioè, si dice le cose che si pensano, bellissime. Scusi la spiritosaggine, viaggi di lavoro naturalmente, no? Sì, sì, sì. Di solito due conferenze, sì. Qualche lezione, certo. E chiacchierate. Oh, poi arriveremo anche alle lezioni, alle conferenze, compreso Oxford di qualche giorno fa, di cui abbiamo letto sui giornali, ma la domanda è questa, la prima. Perché si è iscritto al PD ieri di nuovo, Presidente Prodi? Che cosa l'ha convinta? No, ma non è stata una nuova iscrizione, io ero iscritto da sempre, è stato il rinnovo della tessera. Qui si è fatto un gran cancan, quando è arrivata la tessera nuova mi hanno telefonato, c'è la tessera, dico venga a prenderla. E perché adesso, facendo un discorso serio, io ritengo il PD la speranza del Paese per il futuro, non possiamo che scommettere in questo, proprio perché insomma, io sono entrato in politica in fondo in età abbastanza avanzata, avevo 55 anni circa, e sono entrato con un'idea ben precisa. Mettere insieme i diversi riformismi del paese, no? Che si erano divisi da secoli fra Guelfi e Ghibellini e i riformismi si erano divisi recentemente per la guerra fredda, se vogliamo un paese che marci dobbiamo togliere queste divisioni, mettere assieme quelli che hanno una idea simile del paese e cambiare le cose. Qui è l'olivo e evidentemente il Partito Democratico ha il fondamento in quest'idea e io credo che debba andare avanti e in questo è il significato della mia tessera. Ma c'è qualcosa che l'ha convinta negli ultimi giorni a rinnovare la tessera? Cioè, insomma, ha letto i giornali, dicono, insomma, è arrivato Franceschini e Prodi rinnova la tessera, questo dicono i giornali di stamattina, sino a che c'era Veltroni non l'ha rinnovata. Ecco. No, semplicemente finché c'era Veltroni, cioè fino a qualche settimana fa, non era ancora arrivata la tessera stampata. Non potevo ritirare una cosa che non c'era, no? Ma io la tessera l'avevo prima, ce l'ho adesso. Cioè era solo un fatto che non c'era la tessera stampata? Mi sembra ovvio, insomma. Ma è colpa di Veltroni anche quello che non erano pronte le tessere? No, o... dei tempi che sono necessari. Guardi, il problema vero è che qui se non teniamo assieme le forze riformistiche... Qui l'Italia non si salva e il Partito Democratico è veramente l'ultima speranza che noi abbiamo per un rinnovamento del Paese. Senta, ma fra l'Ulivo e il Partito Democratico, cioè, insomma, due esperienze, perché non bastava l'Ulivo sostanzialmente? Perché il Partito Democratico è il proseguimento dell'Ulivo, cioè se lei ha una legge come quella americana in cui ci sono due bipartitica, lei ha... un partito che comprende tutto. Se invece c'è una legge che permette ancora la frammentazione, per vincere le elezioni ha bisogno di una coalizione. Queste sono le due formazioni. E il Partito Democratico è il nucleo portante di questa coalizione. Che vuol dire però non andare da soli? Vuol dire non andare da soli. Ho sempre sostenuto che non bisognasse andare da soli e io sostengo anche che è compito della democrazia assorbire, portare nella cultura di governo anche le ali estreme, perché questa è la democrazia.
Il superamento Guelfi-Ghibellini, secondo lei è avvenuto all'interno del Partito Democratico o, insomma, come dire, sarebbe stato più prudente rinviare il progetto a quando le due anime, insomma, sostanzialmente fossero già state risolte? Sa, non si rivoluziona secoli di storia in un anno solo, è un processo in corso. Per me è importantissimo, cioè è la cosa più importante della mia vita politica, questa di mettere insieme le diverse culture, perché un paese è sempre un insieme di diversità che si compongono con obiettivi comuni. E quindi parte è stato fatto, parte invece non è riuscito. Lei disse che sarebbe stato sempre un supporter leale e forte del PD per le riflessioni necessarie al PD. Qual è la riflessione più urgente che lei oggi sente di dover fare, diciamo, che il PD dovrebbe fare? Ma oggi io riprenderei fortemente il discorso di un equilibrio sociale, di una giustizia sociale, in un paese in cui negli ultimi anni le divisioni fra ricchi e poveri sono aumentate moltissimo. Le statistiche dell'Ocse nel libro sulla distribuzione del reddito di novembre, il paese, uno dei paesi che più ha avuto divergenze negli ultimi 20 anni nella distribuzione del reddito è l'Italia. Allora bisogna riprendere questo discorso e il secondo aspetto, dare un'enorme fiducia ai giovani, quindi scuola, innovazione. Questi sono i due pilastri su cui si regge un partito riformista in un paese moderno. E la tessera di ieri, il rinnovo della tessera, per molti giornali è stato letto come una possibilità, insomma, di una sua nuova assunzione di responsabilità all'interno del Partito Democratico, cioè la presidenza sostanzialmente. No. Quando io ho detto esco dalla politica, l'ho detto con serietà, pensando a tutto, con molta gentilezza e molto affetto mi hanno offerto di essere capolista alle europee, tra l'altro me l'ha offerto anche il Belgio, cioè lei sa che alle elezioni europee si può anche essere candidati in altri paesi. Ah no, non lo sapevo, il Belgio? E mi ha fatto un enorme piacere che mi sia stata anche offerta la candidatura in altri paesi, però ho chiuso con questo e credo che ci sia bisogno anche di persone che nella politica esercitino liberamente lo spirito critico, no? Quando c'è da dire qualcosa lo dicono, lo scrivono e nello stesso tempo non perdano la bussola delle cose quotidiane. In questa fase della mia vita spero di essere utile a questo compito che è importantissimo nella politica. Posso chiedere se il segretario... Posso aggiungere un'altra cosa? Si pensa tanto alle riforme, no? Lei mi dice che cosa è importante per il Partito Democratico. C'è un articolo della Costituzione che abbiamo rinviato per tanti anni, dice che i partiti sindacati devono essere organizzati in forma democratica, cioè veramente avere finalmente una struttura partitica con tessere trasparenti, con dibattiti trasparenti, in cui la gente esca con la battaglia che si vede, no? E quindi che finisca il gioco delle tessere che ha dominato la vita di tutti i partiti del dopoguerra e che in questo momento secondo me è uno dei problemi per la nostra democrazia, e quindi nel Partito Democratico mi aspetto anche questo grande salto in avanti. E il segretario Franceschini, ovviamente vi siete sentiti in questi mesi, in questi giorni particolari dopo la sua? Sì, ci siamo sentiti, telefonate. Lui è stato contento che mi ha preso la tessera, io gli ho ripetuto che è una cosa assolutamente normale, ce l'avevo prima, l'ho rinnovata adesso, perché credo negli obiettivi di lungo periodo. E ora smetterla di fare la politica della settimana o del giorno. Ora le dico, perché poi abbandoniamo l'argomento, ma siccome oggi ho trovato... Ma lo può anche tenere. Come vuole lei. Insomma, ho rilevato oggi sui giornali che tutti hanno espresso, tutti all'interno del PD, apprezzamento per il rinnovo della tessera. Allora, quando sono proprio tutti... Secondo me c'è qualcuno di troppo. Lei ha avuto la stessa impressione? Non lo so. No, io non me l'aspettavo che ci fosse questo senso di sorpresa. Si vede che qualcuno si aspettava che io non la rinnovassi, mentre o che io conservassi rancore, eccetera. No, io certamente la linea politica che è stata adottata non era la mia, mi sono fatto da parte, ma
tengo sempre il timone su quello che deve essere il futuro del mio paese. Posso chiedere, lei non so se può rispondermi, ma quando Veltroni disse quel giorno la famosa frase «la prossima volta andremo da soli», lei quel giorno, in quell'istante, cosa pensò? Beh, non ebbi bisogno di pensare. Si affacciò Mastella nella porta del mio ufficio a Palazzo Chigi, mise la testa di traverso e disse: «Ragazzi miei, se volete far fuori me, sono io che faccio fuori prima voi». Vedi poi le coincidenze a volte. Perché, no, quindi, tutto si verifica. Frase, quella frase che... Anzi, le dirò che Mastella disse una frase un po' più colorita di quella che io ho detto a lei adesso. Non mi pare possibile. A un anno però dalla caduta del suo governo, e al di là, diciamo, delle responsabilità individuali, ecco, lei pensa che sarebbe stato comunque quello un epilogo inevitabile, data, diciamo, la fragile maggioranza che aveva sostenuto, insomma, o pensa che la vicenda avrebbe potuto andare avanti in un modo diverso? No, poteva andare avanti, perché dopo una finanziaria durissima, avevamo fatto una finanziaria in cui il Paese poteva stendersi, poteva avere il frutto dei sacrifici precedenti, e proprio in quel momento, come avvenne nel primo governo, no? Una volta entrati nell'euro, tac, il governo è stato fatto cadere. E gli alleati, insomma, è difficile? Capita. Sì, spesso. Capita. Quando ricapita, però, insomma... Allora uno, voglio dire, credi in un'idea, la voglio portare avanti, però avendo vinto due volte le elezioni e essendo capitato quello che lei adesso ha descritto, credo che sia opportuno che qualcun altro, ci sono dei giovani secondo me molto in gamba che possono portare avanti le cose, credo che qualcun altro debba avere questo compito storico di portare a termine questo obiettivo. Presidente, lei qualche giorno fa ha dichiarato, insomma, con orgoglio la sua ricetta nel governo, cioè il risanamento delle finanze, no? Come prima cosa, abbiamo perso voti con quella cosa, ma era da fare, era la cosa da fare. Col seno di poi, lei pensa che sarebbe stato meglio invece, come dire, entusiasmare l'elettorato con una ricetta, se vuole, diversa, ma che ne so, prima dei conti risaniamo la scuola, prima dei conti risaniamo la sanità, insomma, qualcosa che fosse, dire, emotivamente più convincente dei conti? Ma perché? Lei vuol drogare il Paese? I Paesi non si drogano. Quando c'è un debito che supera il prodotto nazionale lordo del Paese, uno deve dire la verità ai suoi concittadini. E il risanamento di queste finanze nostre è condizione perché si possa migliorare la scuola, la ricerca, che si possa dare più denaro alle classi più deboli. Uno non può distribuire risorse che non ha. E io sotto questo aspetto ho dato, credo, prova di serietà, e quella, tra l'altro, questa prova sta cominciando ad essere apprezzata. Presidente, la crisi mondiale che ci sta travolgendo, vorrei chiedere di aiutarci proprio a capire, per noi che capiamo poco, cos'è successo, cioè com'è nata, che cosa sta succedendo e secondo lei che cosa succederà? Vuole che faccia una lezione? Sì. No, un minuto. Facciamo un esempio. Gran parte di questa crisi è dovuta alla cosiddetta bolla dell'edilizia, delle case, e che nasceva per ragioni anche nobili, no? Cioè in ogni paese, cominciando dagli Stati Uniti, Spagna, Gran Bretagna, per dare una casa a tutti è cominciata una politica di mutui assolutamente facili. Il 100% qualsiasi persona che chiedesse il mutuo, senza chiedere tante garanzie, tante cose, no? Adagio adagio. E non solo, pensi cosa è successo, che lei comprava una casa a $300,000 ad esempio, poi nel suo quartiere aumentava il prezzo delle abitazioni, andava a $400,000, le davano altri $100,000 di credito sul valore nuovo della casa, sì. E lei si comprava con questo l'automobile, le spendeva come voleva. E quindi su un debito, mi veniva dato del credito su un debito. Su un debito. Sì. E dopodiché, naturalmente, le banche che erano piene di questa carta la dovevano poi collocare perché non avevano i mezzi sufficienti per fare altri mutui. E hanno fatto il cosiddetto impacchettamento, no? E hanno cominciato a venderle. Cioè impacchettavano prodotti... Finanziari. Finanziari, no, cioè, sì, no, certo. Vendevano prodotti scadenti. Vendevano il credito che avevano...
E lo vendevano molto spesso per buono, mentre questo prodotto a volte era buono, ci potevano essere dei mutui buoni e dei mutui cattivi. E le società di sorveglianza, cosiddette società di rating, hanno chiuso gli occhi, il processo è andato avanti e soprattutto queste vendite partite su, principalmente da Stati Uniti e Gran Bretagna, si sono diffuse in tutto il mondo e hanno quindi infettato tutte le economie. Pensi che sorveglianza c'è stato? Lei sa che c'è stato il fallimento di una grande banca che si chiama Lehman Brothers, no? Che ha fatto precipitare il sistema economico. Poche settimane prima le società di rating, cioè quelle che danno il voto, che fanno l'esame, gli aveva dato il voto massimo. Bravo, bravo, bravo. Qualche settimana dopo è fallita, trascinando alla rovina metà del sistema finanziario. Ma questo vuol dire che non possiamo avere nessuna fiducia negli economisti? No. E nelle regole finanziarie? Non c'è gli economisti. No, no, no. Qui c'era gente interessata a fare in modo che i voti fossero elevati, che il meccanismo continuasse, che il valore delle case crescesse, perché questo è un sistema di castelli in aria, che se smette di crescere il valore delle case crolla tutto. Quindi c'era un'oggettiva spinta a questo e un oggettivo interesse a vendere questi pacchetti in giro nel mondo. Credo che lei abbia spiegato chiaramente cosa sono i subprime, se ho capito bene, no? All'incirca. Più o meno, sì. Lei ha detto sul Corriere della Sera di qualche giorno fa che per quel che riguarda l'Italia ci sta salvando il nostro provincialismo. A Sassuolo, se andavate a parlare di subprime, vi prendevano a sassate, che mi pare... Mi sembra di sì. Siccome il ministro Tremonti... Ma questo è vero, cioè il nostro sistema bancario... È più solido proprio perché era meno infettato da queste vendite internazionali. Il ministro Tremonti, quando è venuto qui da noi qualche settimana fa, le ha fatto molti complimenti. Ora dirà che non so se la cosa l'ha sorpreso o no. Ecco, le volevo chiedere, lei come vede la situazione del... Mi ha sorpreso, ma mi ha fatto piacere. Bene. Come vede la situazione del nostro paese? Cioè, lei è ottimista, ma insomma, al di là dell'ottimismo e del pessimismo, concretamente, lei cosa pensa che accada? Il nostro paese è una barca in un mare in tempesta, quindi non è che noi possiamo ritenerci diversi o immuni. Io ho detto, il sistema bancario è più isolato e quindi meno infetto, ma poi la crisi finanziaria si è trasformata in una crisi economica e un paese esportatore come l'Italia, quando gli altri non comprano, soffre. E in questo momento abbiamo delle sofferenze fortissime e per questo motivo la crisi delle imprese negli ultimi mesi è stata veramente, in alcuni casi, drammatica. Poi con una caratteristica, esaminando proprio i dati, perché adesso un po' di tempo da studiare ce l'ho, no? Esaminando i dati, lei trovava che fino a una certa settimana di novembre le cose erano abbastanza normali. Improvvisamente il crollo dei beni strumentali e di tutto quello che andava all'esportazione. Io credo, e qui è la differenza fra il 1929, quando ci fu la crisi che durò anni e anni e anni e che portò tragicamente alla guerra, certo, mondiale, perché si risolse solo col riarmo. Ma la grande differenza è che allora i governi tardarono 3 anni a capire cosa succedeva. Adesso la reazione sia del governo americano che del governo cinese, parlo delle due grandi potenze economiche, è stata rapida. Il pacchetto che hanno preparato serve a dare energia all'economia mondiale, ci vorrà tempo, ma questo mi rende nel futuro non pessimista, però ci vogliono ancora molti mesi per arrivare alla ripresa. E il 2 aprile è una data importante appunto per i destini della crisi economica. Ecco, fra le parole di Latouche che abbiamo sentito all'inizio della nostra trasmissione e quello che invece, come dire, sono i dati di fatto della realtà, ecco, lei pensa che nella eventuale soluzione che si andrà a individuare si terrà conto di un diverso ordine mondiale? Questa è la speranza, no? Però, e ci si richiama sempre al cosiddetto Bretton Woods, che fu la riforma finanziaria del sistema finanziario mondiale del 1944, ma allora c'era un paese solo, potentissimo, durante la guerra, gli Stati Uniti. La conferenza fu preparata da 2 anni e mezzo di preparazione tecnica approfondita, c'era accordo su questo. Adesso il compito è molto molto più difficile. Cosa mi aspetto? Il 2 aprile, forse per ricordarlo ai telespettatori, si riuniscono i cosiddetti G20. I grandi del mondo. E qui era ora che i G8, a cui ho partecipato pur 10 volte,
5 come Presidente del Consiglio, 5 come Presidente della Commissione Europea. No, questo G8 ormai non rappresentava più tutto il mondo. Come fa lei a decidere sulla finanza del mondo non avendo attorno al tavolo la Cina, che in questo momento ha sul tavolo 2.000 miliardi di dollari, ripeto, 2.000 miliardi di dollari, perché ha comprato tutto. Buono, il tesoro americano, ha comprato tutto, no? Come fa lei a decidere del mondo se non ci sono questi attorno al tavolo? No? Allora, i G20 comprendono anche la Cina. Ci sono, alla preparazione del G20, due orientamenti, no? Diciamo così, quello americano è interveniamo subito a rifinanziare l'economia e via, e poi il resto lo facciamo dopo. Quello europeo che più cambiamo le regole, che bisogna cambiare, mi raccomando, non voglio dire che non abbiano ragione sotto questo aspetto gli europei, però io vedo molto urgente l'intervento di tipo americano, cioè il rifinanziamento dell'economia. Lei adesso si sta occupando anche di Africa, come abbiamo ricordato, come presidente del gruppo di lavoro Unione Africana sulle missioni di peacekeeping in Africa. Questa crisi che cosa significa per i più poveri del mondo? È una tragedia. Pensi che quando ho cominciato il mio lavoro in settembre avevo sul tavolo una previsione di 4-5% di tasso di sviluppo all'anno per un buon periodo di anni. Adesso la mia previsione è tutta saltata. Cioè l'Africa ha cominciato a soffrire la crisi mondiale perché vendeva minerali di ferro, materie prime, prodotti agricoli. Quindi peggio di prima? Peggio di prima, quindi bisogna, per l'Africa proprio è urgente che ci sia la ripresa. E il discorso di Latouche prima era un discorso molto saggio, non del richiamo alla sobrietà, del richiamo a valori forti, ecco. Ma in questo momento i paesi poveri hanno anche bisogno che l'economia riprenda proprio la corsa, se no non si salvano. Presidente, vorrei tornare, insomma, salutarci nell'ultima parte di questa cosa, ad una domanda ancora sul Partito Democratico, se mi permette. Quando concretamente si affrontano le questioni, cioè se lei oggi avesse la responsabilità del partito, caso Englaro per esempio, le questioni etiche, per quanto tempo si possono rimandare pur di non arrivare, come dire, a uno scontro anche lacerante all'interno? Ma come si risolvono, insomma? Vede, la politica seria è fatta anche di mediazioni, in cui mediazioni che non sono le mediazioni al ribasso, le mediazioni degli interessi, ma sono l'elaborazione e l'approfondimento di un problema. Io credo che noi dobbiamo avere il tempo per elaborare queste cose. Su questi temi, soprattutto sui temi etici, negli scorsi anni, è stato creato continuamente una tensione immediata, mentre invece proprio c'è la necessità di discutere. Quindi se lei mi chiede perché non si può avere una posizione unitaria immediata, è proprio perché i temi vanno approfonditi e nella politica vanno approfonditi insieme. Non è un trattato di medicina o di filosofia, no? Questa mediazione nobile della politica, noi le abbiamo tolto spazio in Italia, si è gridato negli ultimi anni, si è gridato. Allora come fa a risolvere i problemi gridando, no? Non ce la fa. Posso chiederle che cosa le ha dato più fastidio, le è dispiaciuto di più in questo anno di assenza dalla politica che l'ha riguardata? No, che cosa crede che non le sia stato riconosciuto, diciamo? No, ma quando uno va via dalla politica sa benissimo che c'è un periodo di silenzio, che ha una grande gradevolezza, se lei lo riesce a riempire studiando, lavorando, vedendo gente come ho fatto in questi mesi e godendosi un po' la famiglia, è una gradevolezza estrema, no? Certo che lei sa che c'è un aspetto, naturalmente l'altra faccia della medaglia, di essere totalmente dimenticato, no? E questo è avvenuto, regolarmente avvenuto, ma cioè come da manuale, come cioè come nessuna telefonata di no, sì, no, contatti, no, consigli, sì, no. Però insomma lei ha visto, e nei media, anche tutte le attività fatte all'estero sono state
fortemente ignorati, ma questo è, appartiene alle regole della politica. Se uno non è sul palco, gli spettatori non ci sono. E, però bisogna farsi una ragione positiva. Certo. E le assicuro che in questa fase mia è molto positiva. Proprio. Ma lei si ricandiderà? Ho ripreso ad esempio gli studi, i vecchi studi, confrontando... ho scritto recentemente, no, l'industria europea di quando ho cominciato a fare politica, cioè 15-20 anni fa, a quella di oggi, vedere cosa è cambiato, cosa può cambiare in futuro. Un po'. Ma lei, professore, si ricandiderebbe alla guida del centro-sinistra in Italia se glielo chiedessero? Avrebbe ancora senso? No, ho già detto di no. Io sono un serio tesserato di un partito. Pensionato, come ha scritto lei, professione pensionata. Senta, c'è un modulo, che cosa posso scrivere? Non lo so, io... No, dice dirigente, no. Arriva la voce pensionata, dico, questa è mia. Presidente, un'ultima domanda. Lei cosa prevede che accada dopo le europee per il PD? Cosa pensa che accadrà? Dipende dai discorsi che abbiamo fatto prima, da questa capacità di rinnovamento sul riformismo, sull'interpretazione dei dolori del Paese, della difficoltà del Paese. Il lancio dei giovani è una forma di partito democratica. Se vengono affrontati questi quattro problemi, c'è uno spazio enorme, anche perché di partiti democratici in questo momento io non ne vedo mica. Sa? Io faccio le critiche in casa mia perché è doveroso. Ma se guarda da altre parti, la forma partitica italiana è stata ridotta a un stato miserevole e senza partiti non si fa politica, se lo ricordi. Presidente, il partito è lo strumento per fare politica. Ad ottobre, se Dio vuole, ma anche meno, non vorrei scomodarlo, insomma se capita saremo ancora qui. Sarebbe molto interessante se lei potesse tornare a trovarci e a parlare del resto, insomma. Ma non so, vediamo, gli esami a ottobre sono sempre un usato del paese. La rimando a ottobre. Allora. Benissimo, grazie. Presidente, grazie mille. Grazie. Buon lavoro per tutto. Grazie.